Buongiorno a tutti. Signor Presidente, grazie. Ministro, signor Sottosegretario, mi scusi ancora per la gaffe di prima. Io sono contentissimo di essere qua, sono molto onorato, ma sono anche contento perché ho tre figli che hanno l'età vostra, due di loro sono vostri coetanei e questo è il mio terzo che vi metto qui e vado subito al mio lateral thinking perché oggi avete una dimostrazione di pensiero trasversale dato dalla professoressa Giannotti e da Fabiola. Lateral thinking vuol dire che dobbiamo veramente ripensare molta della scienza, del futuro, guardando le cose un po' come sono partite dalla natura e non per segregazioni disciplinari. Ci arriverò fra breve. Noi sviluppiamo una ricerca che è intorno all'essere umano. Se volete siamo un sottinsieme di quel fantastico spaccato di 10 alla 28 centimetri o 14 miliardi di anni che Fabiola, diciamo perché siamo amici essenzialmente colleghi, ha presentato. Noi lavoriamo sull'uomo, dentro l'uomo, intorno all'uomo e quindi prendiamo un piccolo pezzo del percorso evolutivo. E siccome ci vuole modestia, le migliori soluzioni si copiano dall'evoluzione. Chi pensa di essere più furbo dell'evoluzione nello sviluppare tecnologie per l'essere umano è assolutamente fuori strada. Impariamo a copiare, riproduciamo e già avremo fatto molto. Poi forse, chissà, un giorno riusciremo a fare qualcosa che si dice beyond evolution, cioè oltre l'evoluzione, ma lì subentrerà l'etica, subentreranno tante altre cose, dovremo stare attenti. Siamo 1400, l'età media è 33 anni, avevo lo stesso istogramma che vi ho fatto di Fabiola su numeri più piccoli, abbiamo 41% di donne e 44% di stranieri da 54 nazioni. Siamo operativi da gennaio 2009, quindi un oggettino piccolo, abbastanza giovane, direi piuttosto motivato. E siamo lo Stato, perché lo Stato ci supporta più quello che noi troviamo fuori. Lateral thinking vuol dire avere un disegno. Dobbiamo pensare, voi dovete pensare cosa sarà il vostro futuro, perché se farete ricercatori, gli innovatori, dovete sapere in che direzione andare e se si parla di uomo c'è poco da inventare, dobbiamo guardare le priorità. Allora qui ve ne metto tre. Questa è una foto del pianeta di notte ricostruita da un satellite dove vedete chiaramente che l'80% dell'energia illuminante è in mano al 20% della popolazione del pianeta. Non ci sono commenti su questo. È una bottiglia di acqua in cui in un angolo la temperatura è 100 gradi e da tutte le altre parti a 20. Sapete che questa cosa non va né sociologicamente né termodinamicamente. Dove c'è energia c'è aspettativa di vita. Guardate che dove si vive a lungo, cioè dove si vive più di 75 anni, è dove c'è energia. E dove c'è energia c'è acqua. È noto che per produrre un megawattora di energia servono... Noto che per produrre un megawattora di acqua, scusate, un megawattora di energia servono 80.000 litri di acqua in idroelettrica, ma sino a 200.000 se andiamo con le centrali a combustione. Quindi dove c'è energia c'è welfare, c'è vita lunga, c'è acqua, ci sono tutta una serie di cose che ci consentono di avere ospedali, frigoriferi, cultura. E... grazie mille. Allora questi li levo. E quindi... questo è il pianeta che noi affronteremo, è un pianeta in cui ci sono poche società ricche che hanno il futuro e il destino fortunato di poter invecchiare, a cui dovremo dare un nuovo welfare, una nuova tecnologia per la terza e la quarta età, dovremo dare riabilitazione e sostenibilità all'età avanzata, nanomedicina, screening predittivo, ma avremo tante società che devono crescere che hanno bisogno di basic welfare, di medicinali a basso costo, di diagnostiche portatili, di allungamento della vita. Inoltre il tutto si accompagna al fatto che nei prossimi 20-25 anni la popolazione del pianeta aumenterà a 9, forse anche 10 miliardi e purtroppo questo aumento di popolazione non andrà nelle società ricche, andrà prevalentemente in quelle più povere, quindi lo sbilanciamento aumenterà ulteriormente. Qual è il dovere di chi fa ricerca e tecnologia intorno all'uomo oggi? È di ridurre questa differenza, ma non con la decrescita felice, abbassando il livello di chi sta meglio e chi invecchia, ma alzando possibilmente il livello di quelli che stanno peggio. Quindi serve una tecnologia bivalente che consenta un nuovo welfare a noi, ma anche un miglioramento dell'aspettativa di vita e di tutte le tecnologie per l'uomo nelle società meno avanzate. E ricordatevi che oggi noi consumiamo 2.600 chilometri cubi di acqua dolce all'anno. Abbiamo un target di arrivare a 4.000 chilometri cubi di acqua e questa roba qua comprende la produzione industriale. Quindi se vogliamo continuare a crescere col PIL, questa crescita infinita, e siccome questo vuol dire industria, vuol dire acqua, vuol dire energia, questo numero già adesso non va bene. Quindi serve una tecnologia nuova, responsabile. È questione di cultura, non è solo questione di tecnologia e di innovazione. Voi avete questo. Allora, avete questo da fare. Allora, l'approccio delle nostre tecnologie, perché a questo punto vi devo dire il nostro ruolo qual è,
è di fare trasferimento di soluzioni evoluzionistiche in tutto quello che è la tecnologia del futuro. In 3 miliardi e mezzo di anni, che sono una fetta dei 14 miliardi di cui Fabiola ha fatto vedere l'evoluzione, diciamo dal Big Bang ad oggi, negli ultimi 3 miliardi e mezzo di anni si è sviluppata l'evoluzione della vita sulla Terra. Se l'evoluzione fosse stata 24 ore, noi esisteremmo da poche decine di secondi. Vi è chiaro questo? Siamo un processo ottimizzato last minute. Allora, l'evoluzione ci ha fatto vedere che con pochi atomi, diciamo strutture di miliardesimi di metro, sostanzialmente le interazioni sono tutte biochimiche, anticorpi, virus, batteri, tutta roba che interagisce biochimicamente, che fa la scienza della vita. Aumentando la complessità di questi sistemi, i sistemi producono lavoro meccanico, subentra la biomeccanica, escono fuori zampette, ali, ciglie, e quindi questi oggetti si muovono. Se diventano ancora più complessi, ancora più grandi, con tanti atomi, quindi tante molecole, eccetera, subentra la cognizione, cioè la capacità di fare operazioni, di pensare, di prendere decisioni. La tecnologia intorno all'uomo è questo, è life science, quindi biochimica, biomeccanica e cognizione. Quello che oggi noi chiamiamo nanotecnologie e materiali, scienze della vita, ed in particolare cervello e cognizioni, è l'ingegneria che deve trasferire queste cose in qualcosa che attua. È tutto lateral, non c'è più il fisico, il chimico, l'ingegnere. Se si vuole risolvere un grande problema, bisogna mettere insieme tutte le discipline. Credo che al CERN ci saranno tanti fisici, ovviamente, noi siamo entrambi fisici, by the way. Però immagino ci siano tutti i profili. All'IT abbiamo 18 profili di ricercatori diversi, compresi gli umanisti, perché alcune delle cose che vi dico hanno delle implicazioni sociologiche, comportamentali, etiche, che vanno fatte dai professionisti. Come è iniziato tutto? Con questo interruttore, che si chiama trasferitore di resistenza, che era 2,5 cm, che è valso negli anni 50 il Nobel a Shockley, Bardeen e Cooper, quando la corrente passa qua, da qua a qua, riesce a far passare un'altra corrente su questo piano. È un interruttore, quello lì è come un dito, quando spingete passa la corrente. 1,0, corrente sì, corrente no. Si chiama transistor. Era grande 2,5 cm. Oggi qua dentro ne abbiamo 1 miliardo. Allora, avendo 1 miliardo di questi interruttori, che si parlano fra di loro, io ho un codice Morse pazzesco di 1 e di 0, licenziano anche a me oggi, perché sto dicendo delle robe che sono un po' troppo forse semplificate, ma ci andremo a spasso insieme dopo che ci hanno licenziato. E comunque, 1 miliardo di questi interruttori vi fanno un alfabeto 1010 che può codificare un sacco di informazioni. E siccome ogni 18 mesi raddoppia il numero di transistor, perché diventano sempre più piccoli, ogni 18 mesi il vostro computer, il vostro telefonino diventano desueti e ce n'è uno che, a parità di potenza e dimensione, è molto più potente. Il trucco è fare quegli oggetti, questi qua, sempre più piccoli. Questo vuol dire nanotecnologia, ma è l'inizio. Perché cosa è successo? Che a un certo punto siamo arrivati ad avere oggetti nanotech che sono grandi come il DNA, come le proteine, ve lo farò vedere fra un attimo. Aumentando il numero di transistor che io posso mettere in questi cervellini elettronici, abbiamo visto che col passare degli anni siamo arrivati sostanzialmente ad avere computer tipo questi laptop che stiamo usando adesso, sia io che Fabiola, che fanno 2-3 milioni di operazioni al secondo. Ma forse voi ignorate che un essere umano fa mediamente 1 miliardo di miliardi di operazioni binarie al secondo. Cioè, se voi voleste simulare uno di noi che cammina, sta in equilibrio, pensa, termoregola, vede, eccetera, e tutto l'apparato sensoriale, avrebbe bisogno di un computer grande un terzo di questa stanza che consuma decine di megawatt per fare quello che noi facciamo con un pezzo di cioccolata, 40-50 watt, quello che ci serve per il nostro cervello. E questo è il filtro dell'evoluzione. Allora abbiamo i supercomputer che arrivano all'exaflop ormai, che si avvicinano a potenze di calcolo come quella dell'uomo, 1 miliardo di miliardi di operazioni al secondo, ma vogliono la centrale elettrica indipendente. Io oggi non ho potuto portare qui il robottino perché effettivamente per fargli fare la centesima parte di quello che posso fare io ho bisogno di una potenza di calcolo che è un server esterno, non riesco a mettergli tutto nella testolina. Ciò nonostante ci avviciniamo e quindi parto dall'anello più evoluto della catena evolutiva. Qui vedrete ora il nostro bimbo, questo è iCab, è l'umanoide più diffuso nel mondo, ce ne sono 30, è una tecnologia 100% italiana, anche se ci sono sopra appunto 44% di cervelli stranieri. Questa è una dimostrazione di social interaction, vedete, ha una pelle totalmente nanotech, tattile, la potete sfiorare, spingere, tirare, lui reagisce socialmente a questa interazione, perché è pensato per stare in mezzo a noi. Questo dovrà lavorare nelle nostre case,
assistere i nostri anziani, portare i bambini a scuola, guidare la nostra auto, lavorare nei posti pericolosi al posto dei lavoratori che muoiono, andare nello spazio. Posso anche dire che proprio con il CERN stiamo discutendo in questo momento di sviluppare alcuni robot che dovranno entrare dentro quell'enorme tunnel, che è un po' pericoloso per l'essere umano, per fare diciamo manutenzione, controllo. Quindi immaginate le prospettive nello spazio, ma immaginate che questo è un amico dell'uomo, è una macchina che dovrà aiutarci. Vi faccio vedere che per ottenere una macchina che sia davvero compagna dell'uomo, questa macchina deve sviluppare delle capacità intellettuali formidabili. È una macchina che ha imparato a scrivere. Questo robottino impara a scrivere come noi, vede le nostre lettere, fa con delle routine di intelligenza artificiale il suo training e adesso scrive. Il suo nome è iCub, cucciolo di robot, con la tremula mano del bambino di 5 anni scrive il suo nome. Speriamo che firmi tanti contratti europei. L'istituto se ne è aggiudicati 109 negli ultimi 7 anni, quindi speriamo che lui ci aiuti, diciamo, ecco. Qui vi faccio vedere un altro interessante filmato. Trova una strategia per fare i Lego. Voi direte, è una banalità, però quando lui si allenava a fare queste cose, il mio figlio, quello che vi ho fatto vedere all'inizio, aveva la stessa età, aveva 2 anni, perché lui era il secondo anno di training, e più o meno ci mettevano lo stesso tempo. Trovare la strategia per mettere gli spigoli insieme e girare i polsi, direte voi, è una banalità. Però quando avevate 2 anni o 1 anno e mezzo non era così banale. E per il robot è ancora più complicato, perché questo è la sua capacità mentale. Ha bisogno di tatto, vista, di un coordinamento sensorimotorio, un nesso fra corpo e mente, senza il quale il corpo è un normale automa industriale e la mente è un normale computer. E sono 2 cose che non si parlano, perché dicevo, è lateral thinking, è una cosa che va messa insieme. E la natura ci ha insegnato anche che però in certe altre situazioni servono 4 zampe. Allora, se vogliamo entrare dentro l'HC o andare in una zona dove ci sono disaster recovery, pensate a Fukushima, i terremoti, le alluvioni, non andate con 2 zampe perché l'equilibrio è precario. Dovete sviluppare delle macchine che sono come noi dal punto di vista della capacità, dell'equilibrio e dell'adattamento e che sappiano sviluppare delle strategie per cui camminano ovunque. E qui possiamo andare un po' oltre l'evoluzione, perché poi qua sopra montargli un torso umano con 2 braccia e 2 mani per fare un centauro che è arrivato nel posto dove c'era da riparare le pompe di Fukushima, opera con le mani perché quelli sono manufatti umani, ecco, questo è possibile e non ha nulla di etico, è una macchina, non aspettatevi cose fantascientifiche. Bene, mentre si sviluppa questo scenario e mentre la tecnologia faceva questi transistor piccolissimi, questa roba sempre più piccola, si è arrivati al punto da fare degli oggetti proprio ingegnerizzati atomo per atomo che diventavano grandi come una proteina. Parlo della Buckyball, le palline di C60, premio Nobel. Il carbon nanotube, premio Nobel, che è grande come un filamento di DNA. Graphene, premio Nobel di pochi anni fa, che è una nuova frontiera di materiali. Ma anche altre cose molto più complicate, che sono come molecular beacons, come oggetti biologici. Cioè, cosa è successo? Che andando a manipolare gli atomi un po' alla volta siamo riusciti a fare una cosa che la natura ha fatto spontaneamente. Prendiamo gli atomi, li mettiamo insieme e ci costruiamo gli oggetti da zero. Noi, tutti noi, tutto quello che vive è fatto da 6 atomi, essenzialmente. Carbonio, idrogeno, ossigeno, azoto e un po' di metalli. Gli altri 90 della diciamo, tabella chimica degli elementi servono per fare la parte inorganica. Ma se io lavoro sull'uomo, con questi 6 atomi, grosso modo, devo essere in grado di rifare quasi tutto. E qui c'è il problema della sostenibilità, perché io devo vivere in un pianeta che devo migliorare o che devo salvare. Allora, questa che vi faccio vedere qui, per esempio, è una spugna normale, marina, è una spugna al microscopio elettronico. Per capillarità, quei tubuli assorbono l'acqua e la spugna si impregna. Beh, la nostra sfida era, facciamo una cozza, nanotech, perché la cozza depura l'acqua. Allora, mettiamo all'interno di questi canali delle nanostrutture, questo è un cartone animato, cioè queste le ho aggiunte io, la figura è vera, i pallini non si vedrebbero, sono più piccoli, sono delle nanoparticelle, in particolare di un materiale che si chiama biossido di titanio, biossido di silicio, a seconda dei casi, che decidono che la spugna, invece di assorbire l'acqua, assorbe l'olio. E allora, ecco quello che viene fuori. Un piccolo miracolo in cui io posso prendere dell'olio, questo è olio minerale colorato, lo metto sulla superficie dell'acqua. Adesso vedete, la spugna, intanto ovviamente non è più una spugna perché non assorbendo l'acqua galleggia. Metto l'olio sull'acqua, quindi simulo una nanocatastrofe naturale, no? E adesso vedrete che la spugna va sull'olio e se lo mangia. Questa cosa qui la posso fare con i metalli pesanti. Quali sono i problemi di inquinamento dell'acqua potabile? Gli oli e i metalli. E adesso noi li possiamo mangiare selettivamente. Poi,
schiacciamo la spugna, buttiamo via l'olio e la riutilizziamo. Mi piace chiamarla cozza artificiale perché, se ci pensate, la cozza è un oggetto che fa questo, perché per sopravvivere filtra l'acqua, no? Ecco, questo però, vedete, l'acqua va via e l'olio rimane dentro. Immaginate adesso questo, proiettate questa tecnologia sulle falde inquinate nei paesi poveri che non hanno acqua. Un'altra domanda provocatoria: facciamo 290 milioni di tonnellate di plastica da petrolio all'anno, 290 milioni di tonnellate, che biodegrada in 1000 anni, in cui produce fenoli, tante altre porcherie che sono offensive per l'ambiente. La plastica è fatta con delle fibre ricavate dal petrolio, che sono tipicamente oggetti di questo genere, che non biodegradano. Domanda: la natura nei 3 miliardi e mezzo di anni che cosa ha fatto? Ha sviluppato alberi, foglie, piante, tessuti, eccetera, con fibre, ma non a base di petrolio, con degli zuccheri, la cellulosa, che è quello con cui si fa la carta. Voi prendete qualunque vegetale fatto di fibre. Allora, siccome noi produciamo nella sola Europa 26 milioni di tonnellate di scarto vegetale, scarto dall'industria del riso, del cacao, del prezzemolo, e questo viene di solito disidratato e si paga per smaltirlo, l'ipotesi è: e se io mi prendessi la fibra della cellulosa, che è naturale dallo scarto, invece di quella del petrolio, e ci facessi la plastica, ho finito. Ecco quello che esce fuori. Questa è plastica da prezzemolo, 100% prezzemolo. Ce ne abbiamo di patata, di cacao, c'ha gli odori, i colori della natura. Vi dico una cosa però, la cosa più interessante: il team che ha sviluppato questa cosa qui è composto da greci, turchi, pakistani, indiani, americani e cubani. Sono 6 popoli che non vanno d'accordo. Questi sono ogni sabato a farsi la pizza insieme. E credo che sia un aspetto fondamentale di questa ricerca, perché veramente ha unificato ciò che è oltre la cultura. Ed è quello che ci diceva Fabiola prima. Quindi, ragazzi, lateral thinking vuol dire approcciare i problemi in questo modo, e il futuro siete voi.